Buonasera a tutti, a tutte. Sono entrata in coda all'intervento di Ludovica, però insomma due cose mi ha fatto piacere ascoltarle, non ci sono riuscita. Allora, questa sera l'aperitivo è in un luogo speciale con una persona speciale, perché è a casa di Montalbano praticamente, con Ivana Micciche. E adesso vediamo chi è Ivana. Ivana, ci sei? Sì, ci sono, mi vedete, mi sentite? Io sì, loro? Sentite Ivana? Perfetto. Sì, ciao Ivana. Ok, Ok, perfetto, ciao a grazie. tutti, perché io ho il rumore del mare forte alle spalle, per cui... Ah, poverina. Ok, allora, vabbè, intanto Ivana Micciche è ben arrivata dentro questo aula barra salotto virtuale di Stati Generali delle Donne, che con la Presidente Elisa Maggi praticamente dal 27 febbraio sta svolgendo tutta una serie di incontri su tantissimi temi di attualità, sia legati al Covid, sia a prescindere dal Covid, sulla situazione economica piuttosto che su altri temi inerenti anche il turismo. E ovviamente è un'associazione, come ti avevo già spiegato, che praticamente ha dentro tutto come posso dire, un insieme di donne professioniste di vari campi e quindi anche, diciamo, portatrici di una serie di competenze a vantaggio dei territori e delle donne che hanno, diciamo, in generale voglia di fare impresa o che comunque insomma vogliono essere concrete nelle loro attività lavorative e anche, diciamo, è impegnata come associazione sul fronte così del sostegno e dell'aiuto a donne che hanno dei disagi e che sono in situazioni di fragilità. Questo così per riformularti un po' lo scenario di chi siamo noi. Allora, in questo aperitivo praticamente siamo in una location di eccezione perché in questo scenario, non so se riusciamo a vedere di spalle, Ivana, la Allora, tua... io posso... Basta che giri solo un secondo, giusto per Sì. farci vedere la terrazza, poi quando tramonta il sole riusciamo a vederla Prendo bene. il portatile in mano, vi faccio fare un giro fuori. Già vediamo la terrazza. Ecco, guarda, perfetto, già così è meraviglioso. Aspetta. Ok, ci Non so se siamo. mi Vediamo anche vedete. l'ombrellone, ci immaginiamo lì Luca Zingaretti in Perché c'è versione il sole di commissario fronte. Montalbano. Dai, va bene così, per ora va bene così, poi quando c'è un po' meno luce vedremo meglio ancora. Noi abbiamo la fortuna che il sole tramonta proprio qui in acqua ed è proprio tra un po' l'ora del tramonto, per cui il sole arriva alle E spalle e non si riesce certo, a in questo vedere momento, granché. Mi ok. spiace. No, vabbè, dai, ma comunque adesso poi proseguiamo e vediamo sicuramente altre immagini che ci mostrerai stupende. Allora, partiamo un attimo prima ancora, diciamo, di partire da come arrivi tu in questa terrazza, vediamo un attimo, insomma, di raccontare un po' la tua storia, no? Tu nasci come, cioè tu sei diventata un'imprenditrice, ma quando ci siamo conosciute tu mi hai raccontato che sei partita dal basso, quindi ci racconti un po' la tua evoluzione. Sì, allora, prima tappa a Londra, una tappa che è quasi obbligatoria, no? Tra tutti i giovani, ancora oggi o quantomeno fino a prima della Brexit forse, ma comunque è una tappa obbligatoria dove si inizia tutto, sembra la città dell'iniziazione un po' di tutti quanti, chiunque voglia intraprendere una qualsiasi carriera lavorativa, dove va? Prima di tutto a Londra. E quindi tu sei andata anni Io sono fa a Londra andata per e hai approfondire cominciato a fare cosa? la conoscenza linguistica e ho iniziato a lavorare nel settore turistico, come hai detto giustamente tu prima, partendo dal basso, perché credo sia fondamentale. E quindi ho lavorato proprio dalla pulizia delle camere in un albergo 4 stelle prestigioso in un centro di Londra, nel centro di Londra. E lì ho cominciato a maturare la mia esperienza lavorativa nel turismo. Ed è stata fondamentale, sia perché in quell'occasione ero a contatto con persone che venivano un po' da tutto il mondo, che come Certo. me esploravano la vita, no, a quell'età, ognuno con i propri interessi e i propri Certo. obiettivi, sia perché è importantissimo
iniziare a perlustrare tutti i vari settori di uno stesso campo, in questo caso il turismo. E quindi ho cominciato da lì e poi sono rientrata in Italia e sì, ho lavorato presso sempre come dipendente presso un tour operator che era specializzato nei viaggi in Medio Oriente, Egitto, Giordania, Siria, Mar Rosso, purtroppo posti che non si possono quasi visitare più al giorno d'oggi. E niente, ho cominciato a lavorare accompagnando i gruppi, per cui ho cresciuto la mia esperienza anche in quest'altro settore, certo. Cioè Senti, nel contatto diretto con il turista. Ecco, ma diciamo proprio questo sventagliamento, no, tra appunto cominciare dal basso, proprio, no, con le cose più manuali, no, e semplici di questa attività, e poi evolvere comunque sempre anche come accompagnatrice di gruppi, no? Comunque diciamo acquisendo ancora di più l'occhio di questo settore secondo una prospettiva da lavoratrice dipendente, no? Certo. Ecco, tu da questo, diciamo, rispetto a questa dimensione lavorativa, che cosa hai imparato di grande rilevanza? Allora, lavorando In come due o tre dipendente. battute, insomma. Sì. Beh, innanzitutto si sta dall'altra parte, lavorando come dipendente, per cui sia quando ho lavorato come accompagnatrice, quindi lo stretto rapporto con il turista mi ha insegnato a capire quali sono le esigenze di ogni singola persona. E approfondendo sempre di più ci si rende conto di quanto lavorando da dipendente poi non si abbia così tanta voce in capitolo, no? Perché da un certo punto di vista noi siamo lì, sul campo, davanti al turista, diciamo, espletare tutte le mansioni che il tour operator, l'organizzazione con chi sta a capo del tour operator ci aveva inculcato e ci aveva obbligato a eseguire, quindi eravamo delle esecutrici, però a me non bastava questo, E quindi. infatti poi ti sei scatenata perché hai fatto un salto e sei diventata imprenditrice. Sì, sì, sì. E quindi in questo salto come, diciamo, come ti è venuto in mente, no? Perché insomma, ci vuole anche Perché coraggio per fare questo. ma inizialmente non avrei mai pensato di mettermi in proprio perché avevo un po' paura delle responsabilità. Poi io non vengo da una famiglia di imprenditori, tutt'altro, i miei insegnanti entrambi, quindi sai, il lavoro sicuro, le cose sicure, eccetera, eccetera. Quindi avevo un po' di paura. È stato un po' il mio carattere a spingermi oltre, proprio perché sicura dell'esperienza che avevo maturato e non mi stava tutto stretto. Tra l'altro vedevo delle cose piuttosto storte, sia da dipendente che quando lavoravo anche come freelance, appunto da accompagnatrice, e non capivo come mai. Secondo me è fondamentale che nel mondo del lavoro anche i dipendenti possano dire la propria, perché sono loro che sono a stretto contatto con le persone. Io parlo naturalmente della mia situazione, del mio caso, no? E quindi sarebbe giusto, ed è tra l'altro quello che ho fatto io poi da autonoma, ecco, da imprenditrice, insomma, ascoltare chi lavora a diretto contatto con le persone per sentire la loro opinione. Poi magari sono sempre io a decidere, però è importantissimo perché ci sono delle sfumature, ci sono delle situazioni che possono sfuggire a chi comanda, tra virgolette, Certo. o a chi organizza, soprattutto se chi lo fa non è a stretto contatto con l'utente, con il cliente finale in questo Ma caso. Avendo infatti invece io percorso tutte le varie strade, ecco, penso di aver avuto questa grandissima opportunità di inquadrare una situazione a 360 gradi, perché conosco perfettamente cosa significa pulire le camere d'albergo, avere a che fare con tutti i dipendenti che lavoravano insieme a me, dal più basso al più alto, e poi come accompagnatrice per i gruppi, quindi io accompagnavo delle persone che avevano acquistato un pacchetto pieni di aspettative, armati di grandi aspettative, e quindi il mio compito era
soddisfarle naturalmente. Sì, e tra l'altro, guarda, ti interrompo un attimo perché, diciamo, casualmente, ma fino a un certo punto, questo aperitivo di oggi con te si cala all'interno di un pomeriggio in cui, negli incontri precedenti, è stato affrontato, sempre appunto oggi pomeriggio, come in parallelo, insomma, al forum della responsabilità, appunto il forum del turismo sostenibile. Quindi una serie di nostre socie, in particolare la responsabile di Stato Generale del Donno dell'Abruzzo e della Sardegna, oggi pomeriggio ci hanno illustrato una serie di percorsi, pacchetti, insomma iniziative, no, volte a favorire quel turismo meno tradizionale, meno ufficiale, meno noto, ma che però appunto sia centrato sul valorizzare e recuperare delle tradizioni di territori anche interni, no, a regioni che invece, non so, tipo la Sardegna, certo, si va al mare, no? Ecco. E invece, diciamo, ci sono state una serie di proposte interessanti su questo, come, non so, su zone dell'Abruzzo interne meno famose, come il Lago di Bomba, che invece ha tutta una sua storia, una sua, e quindi quello che tu ci stai dicendo penso che sia anche, no, non solo di interesse in generale, ma poi anche utile, no, per questo tipo di valorizzazione. Certo. E tornando comunque a te, a un certo punto però nella tua vita entra il commissario Montalbano. Come arriva? Allora, io lavoravo già per conto mio, avevo già avviato un mio tour operator che appunto si chiama Discovering Sicily e che aveva inizialmente sede a Ragusa e organizzavo viaggi in Sicilia perché la mia esperienza nel campo turistico si era concentrata su quello, quindi non nei viaggi all'estero ma verso tutti coloro che erano interessati al prodotto Sicilia. E quindi al tuo territorio, quindi, è certo. Il mio territorio, okay. Non soltanto a livello provinciale, ma regionale, quindi l'intera Sicilia. Per cui avevo avviato questo tour operator organizzando finalmente i miei viaggi ed era bellissimo perché naturalmente mi sentivo di avere quella sicurezza tipica di chi appunto conosce tutti i vari gradini del mondo turistico, perché anche appunto quando lavoravo come dipendente non mi limitavo a seguire ma ci tentavo sempre di metterci del mio. Quindi ho avviato questo tour operator e cominciarono le riprese di Montalbano e io le guardavo qui nella mia zona, Punta Secca, tra l'altro, che tu conosci perché sei stata qui, dove c'è la casa e quindi meta oramai di no, un pellegrinaggio di fan. Vabbè, del quale poi ci racconterai degli aneddoti. Comunque, insomma, tu vedevi Montalbano in TV. Sì, però con la mia timidezza, insomma, non pensavo mai che nessuno avesse pensato di aprire un bed and breakfast nel luogo dove avevano girato le scene del film, cioè la casa di Montalbano. E quindi ho aspettato 2 anni, perché dicevo, ma io non sono nessuno qui, voglio dire, ancora sono alle prime esperienze da imprenditrice, da comunque lavoratrice autonoma. Poi mi sono decisa di parlare con i proprietari che conoscevo, non frequentavo ma conoscevo, e l'avvocato di qua, il proprietario della casa, gli ho proposto un contratto ad uso turistico per la gestione della casa, senza dirgli il motivo. Lui accettò e io ho avviato questo bed and breakfast, perché ho pensato la pubblicità la fa già la fiction. Ho già salvo. Sì, per cui nonostante la mia paura, perché insomma era un passo importante acquisire una gestione di una casa così importante annualmente. Non da io poco. Che provenivo da una non esperienza imprenditoriale e invece ci ho visto giusto, insomma, è stata forse l'idea più felice della mia vita, perché è andata subito bene, a parte inizialmente per far le persone conoscevano già la casa, ma non sapevano ancora che potevano dormirci. E sono state tutte le testate giornalistiche nazionali a farmi pubblicità,
perché a loro conveniva pubblicare gli articoli, perché attiravano audience, attiravano utenti, lettori, chiaro, eccetera, e io naturalmente attiravo i miei futuri clienti, i miei futuri ospiti. Infatti è stata, diciamo, una mossa dovuta veramente a una grande capacità intuitiva e anche lungimirante, no? Perché appunto, al di là della titubanza, sulla quale poi possiamo scrivere anche un altro libro, no? Sulla titubanza di noi donne, sì, prima di sentirsi, no, proprio sicure, no, rispetto al, sì, decollo, però ecco, diciamo, veramente è stata, no, una grande intraprendenza, insomma, la tua. Non ho avuto una vita facile, devo dirti, proprio per quello che hai detto tu, perché io ero una sconosciuta qui, perché ho sempre studiato e lavorato fuori, sono rientrata qui per quello, e quindi ero una emerita sconosciuta, una donna molto giovane allora, e naturalmente tutti i pseudo imprenditori uomini già locali, insomma, molto conosciuti, se lo sono lasciati scappare da una come me, ci sono rimasti un po' di stucco e hanno cercato inizialmente, devo dire, di strapparmela, perché inizialmente loro non volevano investire, perché il proprietario poi mi ha confessato che qualcun altro aveva tentato, ma non come bed and breakfast, ma come casa vacanze, non poteva funzionare, perché bisognava trovare 8-10 persone contemporaneamente tutte le settimane, ed era molto più difficile. Invece l'idea del B&B è stata vincente, perché si poteva pernottare singolarmente anche per una sola notte. Chiaro. Ed è stata questa l'idea vincente. Senti, della... ma a proposito di idea vincente tua, no, che appunto ti cambia, no, per certi versi la vita, e dall'altra ti porta appunto, nonostante l'esperienza con tantissime tipologie di clientela, no, di turisti eccetera, ad avere però un turismo, no, che appunto viene perché va nella casa di, no? Oltre che il mare, eccetera. E allora, a questo proposito, qualche aneddoto ce l'hai di gente che magari arriva lì, arriva nella casa di Montalbano, e a proposito di aspettative? E la prima cosa che fa è rimane sbalordita quando apre la porta e vede la terrazza, perché con quelle colonnine, no? Perché sì, l'immagine tipica che è rimasta nel cuore di tutti, di tutti coloro che amano Montalbano, che amano Camilleri, Camilleri, cioè, inizialmente, sì, per cui sono, rimangono sbalorditi. C'è stata qualche signora sono strana. Stati degli eventi molto, molto simpatici, tipo una signora che aveva prenotato senza chiedere nulla, è arrivata qui, ha visto che al posto del letto dove sono io adesso seduta sul tavolo, in realtà viene sistemato il letto di Zingaretti nella fiction, e non l'ha trovato, ha trovato il tavolo e si è arrabbiata e è andata via. Perché non era proprio così. Sì, sono, sì, quelli armati proprio di false aspettative, che se soltanto avesse chiesto avremmo detto la verità, come nostro solito fare. Chiaro. Ma una cosa più simpatica è giù al piano terra, che lavora come casa vacanza, sempre alla casa di Montalbano, con un ingresso indipendente dal lato della spiaggia. Quando fino a qualche anno fa vivevano ancora i proprietari, il vecchio avvocato con sua moglie, nei mesi estivi, loro erano molto ospitali, lasciavano sempre la porta aperta, cosa che non poterono più fare perché si trovavano la gente dentro, senza neanche chiedere permesso, perché per come entravano dentro e quasi si sedevano insieme a loro, perché si sentivano di famiglia, invece erano soltanto degli spettatori della fiction. Certo. E una volta la signora stava preparando le focacce e si è spaventata perché si vede entrare alle spalle un turista, un emerito sconosciuto, che si avvicina e fa: ferma signora, mi faccia vedere come fa le focacce siciliane. La signora, impaurita, poverina, una persona anziana, ha dovuto sottostare alle sue volontà, richieste. E va bene, se vuole si segga. Tanto che oramai avevano in frigorifero il succo d'arancia, la signora usava farlo spremendo le arance in inverno. Conservava in dei sacchettini di plastica, li congelava e poi d'estate faceva le spremute d'arancia da offrire ai turisti in visita nella casa di Montalbano. Ma pensa che cosa bellissima, molto carina. Sì.
Senti, ma venendo un attimo, allargando un po' il discorso, no, sull'imprenditoria femminile, allora un dato che stavo leggendo proprio oggi e che però è riferito al 2019, pubblicato da un rapporto di Unioncamere, praticamente dice che le imprese femminili in Sicilia crescono più che del resto d'Italia, cioè praticamente mentre in Italia un'impresa ogni 5 è donna, in Sicilia la proporzione è 1 su 4, quindi diciamo che la media, no, è alta. Allora, secondo te qual è la capacità diciamo più importante, più forte, o l'insieme di capacità che secondo te come donna imprenditrice diciamo ti ha o ti hanno, no, segnato di più, ti hanno più aiutato appunto nel diventare, no? Nell'ottenere dei risultati. Ottenere dei risultati e pensando a te e appunto all'ambiente Sicilia che tu conosci, no, quali possono essere dei motivi per cui in effetti nascono in Sicilia più imprese femminili, no, rispetto al resto d'Italia? La caparbietà penso che sia uno dei tratti distintivi, insomma, la tenacia, la caparbietà, il non lasciarsi intimidire dal fatto che si è donne, appunto, cosa che può avvenire in tenera età, quando si è molto giovane, alle prime esperienze lavorative, ma accumulando un bagaglio culturale considerevole e importante e utile. Bisogna innanzitutto noi stessi considerarci alla stessa stregua degli uomini senza averne timore, e laddove si subiscono degli attacchi alzare ancora di più la voce, perché al minimo tentennamento è fatta, si lascia conoscere i propri punti deboli, diciamo, all'avversario, in questo caso l'uomo, e quindi penso che sia tenace la caparbietà, un po' di testardaggine, non pensare al sesso, non pensare a quale sesso si appartenga, ma andare dritti per la propria strada e impuntandosi e reagendo soprattutto quando si nota che certi attacchi o certi comportamenti che possano tendere a ostacolare il nostro operato non vadano oltre, cioè cadano così, insomma, senza nessuna struttura, senza nessun fondamento. E quindi quindi scusami, ti ho interrotto. E quindi appunto penso che la perseveranza sia la cosa fondamentale. E questo lato, cioè il non considerarsi appartenenti a nessuno dei due sessi, penso che io quantomeno penso nel senso di discriminarsi da sole, dici tu, cioè non come? Discriminarsi nel senso di non discriminarsi da sole, in questo senso, sì, perché si vede, è chiaro che lascia, le differenze sì, perché traspare questo e quindi dall'altra parte viene visto come un punto debole. E invece non considerare minimamente la che sia penalizzante l'essere donna. Esatto, certo. Tanto senti, ci fai fare un giro per la casa? Vedo che il sole è pronto, sì. Ok, dai. Allora portaci un attimo in terrazza così ci racconti qualcosa mentre ce la illustri, se ci riesci. Allora, non lo so. Voi avete il bicchiere di vino? Noi sì, ce l'abbiamo. Lo porto qui. Vediamo se adesso... Ecco. Ecco. Siamo al tramonto. Vediamo. Oh, guarda, è stupendo. Non so bellissimo. Cosa si veda. No, si vedono le colonnine. Se allontani poco il PC da te, si riesce a vedere anche il tuo viso. Ok. Vedete? Bello, un sogno. Un tramonto bello. Da sogno, wow, veramente. Cinque. Guardate, ragazzi, adesso dovete esprimere un desiderio. Aspetta un attimo che è comparso in video il nome di la nostra... Sei scomparsa tu? Io ti vedo. Ma noi non... Ecco, perfetto, adesso sì. Ok. Vabbè, allora intanto un cin cin meraviglioso a questo tramonto e a te e alla tua bravura. Cin cin, ragazze. Ecco. E poi vediamo se riusciamo a rivederti, a rivedere il tramonto, un attimo. Aspetta.
No, c'è un problema per cui si vede uno schermo nero. Maria, vuoi fare qualcosa? Si è interrotta un po'. Nel frattempo, Roberta, ti volevo dire, ti volevo fare i miei complimenti per tutto la tua vita così costruita bene, ma anche per una frase che hai detto. Adesso a proposito del fatto che tu per prima... Sì, aspetta Gemma, scusa un attimo, Gemma, prego. Un attimo solo. Se no si vede lo schermo tuo nero, ma non si vede Ivana e la terrazza. Io vi vedo, ma sono rientrata dentro, perché ecco, visto che fuori non prende bene. No, ma va bene così, va bene così. Quindi c'era Gemma che ti voleva chiedere una cosa. Vai Gemma. Sì, prego. No, ti volevo fare i miei complimenti perché hai detto una frase che mi è piaciuta moltissimo quando hai sottolineato il fatto che tu per prima non ti sei vista come donna e quindi non ti sei messa in una situazione diversa da quella dei tuoi competitor che magari erano maschi, ma non hai sottolineato questa cosa tu per prima e quindi l'hai vissuta in maniera forse più serena e più alla pari, diciamo. Ma non perché perché qualcuno può dire, beh, perché allora consideri le donne più deboli. No, perché io sostengo che nel mondo del lavoro non ci sia distinzione di sesso. Quindi soltanto per questo motivo, per non partire già secondo i pregiudizi altrui invece, svantaggiati. Certo. Bravissima. Senti, c'è un'altra... Noi ci stiamo battendo per il valore delle differenze più che per le pari opportunità, perché dobbiamo soltanto evidenziare quali differenze ci sono e quali a tu in più abbiamo noi donne e quali a tu hanno gli uomini. Esatto. Quindi, ok. Grazie Gemma. Vediamo se c'è qualche altra domanda o considerazione. Isa, tu ovviamente quando vuoi. Sì, io volevo dire una cosa riguardo a una convinzione che ho da sempre, cioè il fatto che comunque in tutti questi anni in cui io ho fatto formazione alle donne per diventare imprenditrici mi sono resa conto di una cosa, che non puoi insegnare a diventare imprenditrici, lo si è dentro. Secondo me Ivana ce l'ha dentro, nel senso che ha proprio gli elementi, no? Lei ha parlato di attenzione, di intuizione, di determinazione, caparbietà, sono tutte le doti di un imprenditore. Io però vorrei dire anche che il fatto della specificità dell'essere impresa... femminile è la nostra forza. Ho perso l'ultima parte. Vero, aspetta, più forte, Isa, ripeti l'ultima frase. Quindi tutte le caratteristiche dal punto di vista delle capacità imprenditoriali Ivana le ha. E quindi lei non poteva altro che fare l'imprenditrice, non poteva altro che sfociare in questo. Si è costruita dal basso, giustamente, quindi si è messa con uno zoccolo duro di competenze, di conoscenze, in modo che si è rinforzata. Però voglio specificare anche che l'essere impresa femminile è un valore aggiunto, quindi noi dobbiamo fare in maniera tale che questo essere donne all'interno dell'imprenditoria è un valore aggiunto, perché noi siamo diverse, specifiche, quindi alla fine... Abbiamo una sensibilità diversa. Perché non possiamo neanche metterci a paragonarci con gli altri. No, Isa, si sente malissimo. E questi anni, 2008 in poi, prima Luciana, sia il valore, il numero assoluto delle imprese femminili è aumentato. La Sicilia è diventata una delle regioni più attive, insieme anche alla Lombardia, l'Emilia Romagna. Ma io ho conosciuto tante donne imprenditrici, soprattutto nel settore proprio del turismo, della vinicoltura, no? Quindi donne vignaiole che hanno creato lì un tessuto economico incredibile. Quindi questo è un valore aggiunto enorme. A me piacerebbe proprio lavorare su questi temi da voi in Sicilia, perché sembra una regione, come dici tu, con grosse difficoltà. In realtà le donne sono forti, hanno un grande dinamismo. Che come dicono a Napoli hanno la cazzimma. Se, a proposito di cazzimma detta a Napoli, volevo diciamo andare verso la conclusione con due cose. Allora, uno, ovviamente, tu sei Ivana Micichè, imprenditrice e titolare di questo tour operator che si chiama Discovering Sicily. Da non confondere con Discovery Sicily, perché Discovery è un'altra ditta.
Network è un'altra agenzia, ma è Discovering Sicily. Ora, quindi, i tuoi dati li possono trovare ovviamente su internet, basta digitare Ivana Micciche, Casa di Montalbano o Discovering Sicily, e quindi diciamo che da lì possono accedere a tutta una serie di informazioni anche volendo venire, no? Da te, certo. Oltre certo. che a visitare la Sicilia, ma anche se si vuole venire da lì a pernottare, appunto la Casa di Montalbano, perché c'è proprio il sito La Casa di Montalbano. Io l'ho trovato così casualmente, perché volevo andare in Sicilia, non la conoscevo se non diciamo per motivi di lavoro, quindi ero stata a Palermo eccetera, però se volevo fare un giro, e quindi è stato in questo modo che poi ho conosciuto Ivana qualche anno fa. Sono stata benissimo, e quindi veramente, se volete essere accolti con grande semplicità e ospitalità e godervi sia appunto la casa dove in questo momento è Ivana, e sia il resto del sud della Sicilia, andate lì e partite da lì, perché veramente merita. L'altra cosa che volevo dire era questa, un po' in conclusione di questo incontro, e poi ti ripasso la parola ovviamente, Ivana. Una domanda di Silvana. Ah, scusa, non l'ho vista. Silvana vuol fare una domanda. Ok, chi è admin? Non lo so, comunque sì, vai. Silvana? Sì? Silvana, vuoi fare una domanda? Prego. Portare il discorso per quanto riguarda il turismo sulla situazione che stanno vivendo i bed and breakfast in Italia, che sono abbandonati da tutti, da ogni supporto economico dello Stato, non vengono proprio considerati. Quando invece il bed and breakfast ce ne sono tantissimi, no? Anzi, non abbiamo neanche una contezza precisa, perché sono numerosi in ogni città, e soprattutto stanno dando posto di lavoro soprattutto ai giovani, come a questa bravissima ragazza che mi complimento con lei, è stata soprattutto coraggiosa, perché iniziare un percorso lavorativo autonomo in Sicilia è più difficile che in altre parti d'Italia, insomma. Veramente lei ha avuto prima di tutto coraggio e poi anche una brillante idea. Però aiutiamo un poco anche i bed and breakfast, non solo gli hotel e i ristoranti, perché vengono proprio trascurati dal welfare dello Stato. Grazie. Sì, è vero. È vero, bisogna comunque distinguere all'interno della stessa categoria dei bed and breakfast quelli a conduzione familiare, cioè chi avvia il bed and breakfast offrendo una camera all'interno della propria casa, discorso a fare, e sono quelli più penalizzati in questo momento perché sono stati un po' dimenticati, e poi quelli che invece svolgono l'attività di B&B a livello imprenditoriale come faccio io, quindi c'è chi acquista o la gestione di un immobile già esistente, o addirittura acquista una casa per utilizzarla esclusivamente per l'attività di bed and breakfast. Mm-hmm. E in questo caso vengono considerati alla stessa stregua degli alberghi, pur essendo considerate strutture extra alberghiere. Nella Io manovra, ho sentito molte lamentele dai proprietari dei bed and breakfast. Certo. Ho sentito molte lamentele, capito? Si sentono abbandonati. Anche quelli che hanno appartamenti dove che loro, diciamo, adibiscono soltanto a bed and breakfast, ma veramente sono abbandonati a loro stessi, ecco. Comunque, secondo me va messa a sistema tutto il bed and breakfast, tutti i bed and breakfast che ci sono in Italia. Insomma, fatto una regolamentazione. Ma una regolamentazione nazionale, perché certo, a livello nazionale, certamente. Invece sono previste delle regolamentazioni regionali. Da noi 5 camere, in altre regioni 3, in altre 4 e così via. Inoltre è un controsenso, perché il bed and breakfast nasce da un'ospitalità all'interno di una famiglia. E quando venivano i forestieri, insomma, si dava loro da mangiare e da dormire. È così che nacquero in Inghilterra, prima di tutto, i bed and breakfast. Però poi qui in Italia, per esempio, c'è una legge così antiquata che non rispecchia più la realtà. Ci sono esigenze diverse ed è anche in contraddizione con se stessa, perché ci vietano, per esempio, di servire prodotti fatti in casa, quindi genuini,
io dovrei dare quelli di prodotti confezionati, e cozza con l'idea del bed and breakfast, certo, quindi certo, dell'atmosfera casalinga, eccetera eccetera. Quando qualcuno per esempio qui mi propone ma dovrebbe essere tutto un po' come un albergo, io mi sono costantemente rifiutata, perché certo, noi non siamo un albergo, siamo un bed and breakfast, e l'idea di casa e di famiglia e di accoglienza deve rimanere. L'albergo è un po' più freddo, è un po' più asettico, è un po' più sì, è più impersonale. Invece qui quello che io ho suggerito anche al proprietario di regalarmi delle foto della loro famiglia, no? Perché raccontano la storia della casa. Certo. Oltre quelle di cosa, infatti Ivana, la cosa molto bella è che venendo da te, almeno insomma lì dove io sono stata, appunto la casa di Montalbano, quello che respiri è proprio un'accoglienza, come posso dire, implicita di atmosfera, no? Non c'è, grazie, la cosa leccata, non c'è l'accoglienza, no, cordiale, sincera, ma fredda, credimi, è sincera, no? Esatto, cioè si respira un'autenticità sì, che chiaramente con il mito poi, no, che c'è intorno a questo luogo, sicuramente rende il tutto, no, più come anche affascinante, no? Però se anche non fosse stato girato niente di Montalbano, Camilleri, eccetera, lì, questo posto è magico di suo, no? Quindi, sì, e anche, diciamo, l'ambiente intorno è veramente suggestivo, quindi secondo me merita tantissimo. Andando un attimo un po' alla conclusione, a proposito delle caratteristiche che diceva anche Isa, no? Che ha colto di te, e oltre a quelle che hai detto tu, io ho scoperto che Camilleri ha detto questo a proposito della donna siciliana: riservata, tenace, determinata, convinta delle proprie idee e pronta a battagliare per esse, nello stesso tempo dolcissima, generosa, comprensiva e sensibilissima. Ecco, questi sono, no, delle pennellate che Camilleri, bello, ha dato della donna, no, siciliana. Ti riconosci? Sì. osa tranquillamente di sì, se sì. Sì, ma lo siamo tutte, dai. Ok, vabbè, ma sono, bello, delle cose, no, bellissime. Fa parte del nostro modo di essere. Ok. Senti, vero, sono veramente belle questi tratti, è stato veramente carino, divertente, insomma veramente, no, una bella mezz'ora di chiacchierata, ecco, esatto. E, senti, io ti ringrazio tantissimo, non so se Isa vuole aggiungere ancora qualcosa. Poi io sono anch'io molto contenta. Ti regalo un altro po' di tramonto. Sono molto contenta di questo incontro, ti invitiamo al forum del turismo sostenibile, perché hanno partecipato i Legal della Sicilia, che hanno con questo progetto Sicilia Sicura, e sarebbe bello che tu fossi la prima e bed and breakfast proprio in terra siciliana, così noi possiamo promuovere questa attività che ci piace tantissimo all'interno del forum, va bene? Quindi grazie, ti manderemo attraverso Luciano, comunque ti scriveremo per questo prossimo incontro che sarà fra 15 giorni. Bene, allora blocca l'agenda Ivana e poi ti facciamo avere tutte le indicazioni. Per ora grazie a tutte. Grazie. Vediamo se riesco a regalarvi un altro tramonto. Dai, proviamoci. Dai. L'appuntamento per domani sera alle 18:30 con Francesca Zajcic, che è stata l'assistente di Pisapia al Comune di Milano per quanto riguarda le pari opportunità. È una sociologa che insegna alla Bicocca. E domani sera ci parlerà dei tempi delle città, quindi un argomento molto importante, dove cominciamo a entrare dentro al progetto della città delle donne, quindi sui tempi delle città. Ok. Bene, grazie. Con questo tramonto... Vediamo se riusciamo a vedere ancora la terrazza. Ci riesci, Ivana? Sì, subito. Dai, l'ultima immagine. L'ultima immagine di questo venerdì sera.
benissimo. Grazie, grazie Ivana, un abbraccio. Grazie a voi per l'invito, è stato veramente molto piacevole, gradevolissimo. Grazie.